Mia madre lavorava alle Reggiane, me ne ha parlato molto, che ha lavorato alla Reggiane per 3 o 4 anni e mi raccontò una storia che una notte lei faceva la notte, era di servizio, quindi era al tornio, perché lei lavorava al tornio, e finito il turno hanno fatto uno sciopero davanti alla fabbrica. In quella situazione avvenne che lei mi raccontava proprio di aver visto la prima donna cadere, poi ci sono stati altri morti perché appunto spararono sulla gente in questo modo. Io quando mia madre me la raccontò ho detto: mamma, è impossibile, ti sbagli, è impossibile perché c'era il fascismo, non c'era libertà di stampa, non c'era libertà di parola, neanche di pensiero, capirai se era possibile fare uno sciopero. Cioè, io ho pensato proprio che mia madre, insomma, si confondesse magari con il 7 luglio del 60, che invece è stata una cosa avvenuta in parte anche in questo modo. Accompagnai mia madre a una riunione alla CGIL e alla CGIL, parlando appunto di quello che si voleva andare a recuperare come memoria storica, mi fu confermato che la cosa avvenne effettivamente così. Cioè, questi operai organizzarono uno sciopero contro la guerra, contro al costruire armi, e quindi ci fu l'eccidio, e quindi ci furono tutti quei morti. Verso le 9, 9 e mezza, ci passa la parola, facciamo sciopero generale, andiamo in piazza del Tricolore a Reggio a manifestare per la pace. Entravamo alle 7 di sera e si usciva alle 7 di mattina. Bisognava dire le cose all'ultimo momento e chi lavorava non sapeva niente. Allora uscivamo e c'era le staffette che ti venivano a dire: guarda che non andare a casa, andiamo in piazza. E io ero all'ufficio produzione vicino alla portineria e su all'ufficio venne un mio amico e mi disse: Emore, vieni con me che andiamo a manifestare per la pace, andiamo fuori dalla fabbrica. Io mi trovavo dentro al stabilimento qua, di dietro, dove si costruiva il bombardiere S-79. Eravamo tranquilli. A un certo momento però ci fu il lampeggio blu dell'uscita e sentivamo a cantare la pace, eccetera. Allora sono uscito. Il viale, che è un grande viale che va dalla ferrovia di Reggio Emilia, dalla Mura, verso l'ingresso, sarà lungo comodo, un 400 metri comodi, comodi, era pieno di operai. Passo la parola che andiamo in piazza perché appunto Badoglio vuole continuare la guerra, bisogna farla smettere, eccetera, eccetera. C'è tutta la corsia per andare fuori. Io sono 150-170 metri dalla portineria, allora non vedevo avanti, sono mai stato grande, immaginate voi altro. Arrivato giù c'era già la colonna di tutti gli operai e io mi misi assieme agli operai e assieme a lui che mi teneva a braccetto. Uno spettacolo quasi incredibile, che tutti quanti operai e tecnici eravamo pronti per uscire. Avevamo fatto due colonne. Il fodolo stradone che dava sulla via d'entrata c'era un grande cancello. E nel cancello era inserito un cancelletto piccolo. È uscito un
una signora con i capelli biondicci, poi c'era un uomo anziano, io sono stato il terzo. Dovevamo uscire tutti e fare lo sciopero che si doveva fare. Osservavo l'uscita degli operai, noi erano già usciti quasi un centinaio. Se non che io vedo là in fondo un autocarro che svolta nel vialone, poi di dietro c'era un altro. Sentivo scendere dagli autocarri gli scarponi chiodati giù dai cassoni. E ora ho dato l'occhiato, ho visto con meraviglia che erano i bersaglieri. Poi ho visto la finestra dello spogliatoio, una guardia, sui tetti un'altra. Una colonna doveva partire di là e una colonna da questa parte. Davanti alla quando noi ci siamo incolonati, perché le ore 11 doveva essere l'ora per la partenza per uscire, ci siamo trovati davanti alla portineria un plotone di militari, di bersaglieri, con le armi piazzate verso di noi. E quello che ho visto loro, ha fatto tanto onore al corpo dei bersaglieri, perché sono entrati dentro nel cancelletto e poi ha cominciato con i calci dei fucili e ha fatto retrocedere la massa di circa una ventina di metri. La metà erano in ginocchio, gli altri metà in piedi. Allora nel ventre io vedo uno che scende dal cassone, che ha uno strario rivolto sotto il braccio e quando è dentro lo srotola, si sdraia e gli mettono davanti una mitragliatrice. Ero poi un tenente smilso, piccolino, mi ricordo perché lo vidi, che il teschino aveva un particolare, aveva la stella stilografica. Io dicevo, ma non può sparare un tenente con le penne stilografiche a degli operai innocenti. 20 metri, 15 metri, 10 metri e lui ripete ancora, spariamo. E noi andiamo avanti ancora, perché nessuno pensava che sparassero, perché noi eravamo inermi, non avevamo nessun bastone, nessun arma, nessun sasso. Ho infilato la porta della portineria, che era di fianco al cancello grande, dove si imbarcavano i cartellini. Sulla parte sinistra vedevo ancora la porta con tutta la massa di gente fuori. Ma io ho capito, mi sono messo con la spalla al muro e ho detto, qui adesso sparano. Quando siamo a distanza 5-6 metri, io ero davanti, no? Andai a parlare con il tenente e quando fui a distanza di 2 metri... Ho sentito uno sparo. Allora siamo corsi, perché quando si sentono gli spari non è che siamo scappati. Siamo corsi ad andare a vedere. È stato alla guardia. Guardi che ha sparato. Ha sparato questo capo guardia e noi chiamavamo il Munchin. Allora, loro credendo che fossero noi altri sparare, e hanno sparato anche loro, ma in alto. I militari hanno sparato per aria, perché da dove ero sentivo il fischio delle pallottole passare. Allora il tenente è corso davanti alla mitraglia, che era con la canna in alto, ha dato un colpo di piede sulla canna e ha sparato a zero. Eravamo convinti che sparassero la salve, chiaro? E mi buttai per terra, dicendo non fuggite perché sparano la salve. Ho sentito la voce di un operaio, ma fanno apposta, ma lo sparano per aria. Poi un bel momento ho sentito proprio la parola ghiacciante. Ho visto il sangue. Oh, io non so poi cosa sia successo, perché io ero letteralmente terrorizzato. Non so se sia svenuto, non so... Sono rimasto in piedi, ho chiuso gli occhi, non sapevo neanche se ero al mondo. E... scusate. Ragazzi.
Io ho sentito come una bastonata in testa e poi sono venuto. Canali, che era un operaio, si alzò in piedi, perse la camicia e disse sparatevi gli acchi. E fu un dramma perché la mitraglia lo colse in petto, buchi così, il sangue scorreva veramente a getti. Il mio amico purtroppo è morto lì davanti, si chiamava Menozzi Luigi. Il viale era tutto pieno di sangue, moribondi, la gente che si lamentava, era già stata uccisa la signora incinta. Domenica Secchi, qui, quando ha sentito sparare, si messe, c'era la porta chiusa della mano d'opera, si è messa così, ma era incinta di 7 mesi, allora le hanno bucato la pancia e così sono morte tutte e due. Ero vicino alla donna morta io, 3 file. 3 file, lei era davanti dal tot, e noi 3 erano de dreda. Tutti erano fermi a terra, si sono gettati in terra. Dopo, quelli più lontani sono tornati in reparto. Sono stato a protezione del fabbricato. Quando sono stato davanti al portone del mio reparto, ho attraversato la strada di corsa. Ho guardato, non c'era più nessuno in giro. Però ho dato il mucchio là, ho visto il mucchio per terra. Era un buco enorme, perché c'erano 9 morti e una 40 di feriti. Si può immaginare, c'era il sangue che andava dentro nei tombini. E ho visto il bersagliere che era ancora sdraiato là con la mitraglia, io ero solo in mezzo alla strada, e sul portone ho trovato il mio amico William Poli, che allora era il campione dei dilettanti dei pesi medi di pugilato. E avere il canottiero che gridava, cioè, assassini! Mi hanno portato in portineria e infermeria. Infermeria mi hanno messo a sedere su una panca e ho visto in terra molti feriti. E poi mi sono messo una mano qui, l'ho tirata giù, era piena di sangue. Era un disastro, pieno di sangue. Non c'è nessun dottore, non c'è nessun infermiere, una bolgia infernale. È venuto un acquazzone, tale che nella mia età non ho mai visto un acquazzone simile. Ha cancellato completamente tutto il sangue, perché era pieno di sangue il viale lì. Ha cancellato, rimbalzava da terra alta così l'acqua, va bene? Perché poi gli operai avevano già invaso pratici dove facevano i velivoli, con un'accetta avevano rotto un armadio di ferro, la porta dell'armadio di ferro, e su quei caretini che usano i saldatori con le bombole d'ossigeno, avevano tolto le bombole e avevano montato una mitragliatrice, perché lì montavano anche le mitragliatrici per gli aerei, no? E erano pronti a sparare, che loro venivano a guardare una carneficina. Poi arrivarono 2 o 3 carri armati dall'artiglieria e vennero davanti ai cancelli con i cannoni puntati. Ci accorgemmo che non c'era più niente da fare, potevamo lottare con le mani contro le armi, e hanno imposto con l'altoparlante di uscire tutti e quanti con le mani alzate. E siamo passati dalla portineria con le mani alzate. E noi gridavamo, assassini, assassini. Io ho dei debiti verso l'operaio Reggiani, debiti, perché erano persone di una moralità indescrivibile, persone oneste, lavoratori. Il lavoro era duro, molto duro, molto duro. Toccava stare attaccato alla fresatrice, i piedi, e spesse volte mi veniva a far male le gambe perché sentivo il bisogno di sgranchirle. Si lavorava 12 ore e 12 ore, 12 ore di giorno e 12 ore di turno di notte. Si lavorava a cottimo
una cosa bestiale, i truccioli dell'alluminio che si attaccavano alla pelle e mi lasciavano sempre pieno di croste. Non c'era famiglia dove non c'era operaio delle Reggiane, insomma, praticamente. In genere era talmente grande il numero degli operai. C'erano modenesi, bolognesi, piacentini, perché erano fabbriche di 12.000 operai, è la più grande fabbrica della regione. C'era l'orgoglio del numero e c'era l'orgoglio delle capacità, perché indubbiamente era una fucina di capacità le Reggiane. Si faceva i bombardieri, il caccia 2000, 2001, caccia che andava ai 500 km orari, era una cosa grossa. C'erano i bombardieri, facevano le bombe, le mine facevano. C'era una specie di compiacimento nel vedere un aeroplano che volava. A parte il fatto che era una macchina da guerra, però a pensare che una cosa così pesante eravamo capaci di farla anche noi e farla volare. C'era questo senso di solidarietà anche, quindi pur non conoscendo bene la persona, però man mano che si lavorava insieme. Posso dire solo questo, quando mi chiedono che classe hai fatto? L'università alle Reggiane. La mia scuola è stata l'università alle Reggiane. Avevamo degli operai che i suoi genitori, per esempio, qui nella nostra provincia con le idee prampolignane, di Prampolini, eccetera, socialiste, eccetera, c'erano della gente che aveva avuto dei papà che nel 21 avevano fatto gli amministratori perché nei nostri comuni aveva vinto il Partito Socialista nel 21, eccetera. Tanto è vero che a Scandiano abbiamo avuto un sindaco Ghiacci che quando è uscito il fascismo è dovuto scappare perché hanno incendiato, hanno occupato il comune, eccetera. Mia madre, incinta e sottoscritto, nel novembre del 24, era incinta. Mio padre, dopo un mese, fu preso perché i fascisti l'avevano trovato con una popolazione antifascista e fu massacrato di botte. Vedevo mio padre entrare pieno di bastonate. È venuto dentro un certo Ganassi Adolfo, uno che conosceva il disegno, allora a quei tempi era un tecnico perché non tutti conoscevano il disegno. Ha fatto il capolavoro, accettato bene dal capo reparto perché ha dimostrato di essere uno che aveva capacità, se non che dopo pochi giorni è arrivata la sentenza che il capo reparto ha detto: mi dispiace, però non possiamo tenervi perché le informazioni sono che voi siete un sovversivo. È stato licenziato. C'erano alcuni che erano antifascisti, ma molti erano ancora fascisti dentro in fabbrica. Io ero un giovane fascista, diciamo. Quando uno ci nasce dentro, non gli sembra così brutto. Anch'io l'ho trovato là, vivo il Duce, no? Erano tutti fascisti, per forza però, Perché anche mio padre, se voleva andare a lavorare, c'aveva qui davanti la marolla, diceva, la marolla del Duce, del fascio, altrimenti non si andava a lavorare. Beh, gli impiegati erano per la maggior parte più selezionati politicamente, capisci? Erano più, in maggioranza erano più fascisti che antifascisti, o perlomeno si adagiavano, ecco, sia, perché non era mica tanto lecito fare dell'antifascismo pubblicamente. Uno andava nei guai subito. Ho cominciato a ragionarci sopra quando c'è stata la guerra, ecco, perché se il fascismo non avesse fatto la guerra, forse... La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli armati. Quando ci fu il discorso di Mussolini, io ricordo che ero fuori dalla fabbrica, proprio lì di fronte a casa mia. E eravamo in diversi anche.
e c'è stato proprio un subbuglio. Un applauso generale, dovrei dire, meno che le reggiane, quello che ho visto là a Piazza Venezia io, a Roma, come ho visto dei film Luce, esultavano. Ma noi no, noi qui ci hanno portato fuori dai capannoni per assistere al discorso di Mussolini, ma c'era quasi un cimitero nella faccia degli operai. Nell'animo degli operai, nei nostri sentimenti, c'era un ripudio alla guerra, perché sapevamo che portava solo lutto e miserie, perché non eravamo in condizioni di poter fare la guerra noi. Il mio papà ha cominciato del 14, mi sembra, 14-15, andare alle reggiane. Mi diceva che già nel periodo, quando c'era la guerra, cominciavano già a sabotare la lavorazione bellica là dentro. Si parlava cifrato e allora mi ricordo la mattina che noi avevamo uno spazzino che ci spazzava i truccioli di sotto la macchina. E allora era un tipo strano, diceva vangano, vangano. Io dicevo quello lì mica normale. Poi dopo c'era uno più grande di me, ha detto lo sai cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Che i nostri vanno culi dietro. Allora, perché sentiva sempre Radio Londra, vangono, vangono. Un mattino, è il 7 novembre del 41, me lo ricordo perché è stata una cosa che io non ho mai saputo niente di certe cose, e si vede vicino allo sportello del magazzino un cartello di mezzo metro per un metro, c'era vive il 7 novembre e una falce martello. C'era anche l'organizzazione dentro, protezione clandestina, ma c'era stare attenti perché c'erano delle spie fra noi che... Ne venivano sempre a prendere, sai, in quel periodo lì, e li portavano dentro. Perché c'era anche da sabotare. Io ero su un torno, su una rettifica, avevo imparato su tutto, perché se sabotavo ad esempio due bielle le dovevo seguitare. Sapevo dei trucchi che facevano, non era che cadevano dal cielo i trucchi, bisognava farli, ma farli con un'eleganza. Non tutti prendevano questo impegno, Io l'ho preso perché mi sentivo di prenderle, e altre due o tre mie colleghe lo stesso, però non eravamo fitte a prendere questo, perché c'erano anche quelle che si rifiutavano, loro non accettavano di fare queste cose, ma io sì, perché si rallentava il lavoro, gli apparecchi non andavano. Arrivava la fine, questo pezzo, che la caveva in più a far andare avanti l'apparato, e lì si rallentava. Lavoravo nel locomotori, e lì c'era un tecnico tedesco, nazista, e Stalingrado pensava già di aver conquistato, ma noi duri, e quando abbiamo saputo che Stalingrado non c'è solo di battere, ma i tedeschi furono circondati da 300.000 soldati, fra cui alla fine poi si salvarono in 5.000, noi esultammo, chiaro? Perché era l'inizio della controffensiva antifascista. Quando si incominciò a capire che la guerra aveva preso un andamento poco favorevole all'Italia, il malcontento aumentava. In noi c'era una ribellione perché eravamo tutti dei ragazzi poveri e abbiamo sofferto la fame, anche di pane. Uno si rende conto allora della fame che c'era il proprio italiano, c'erano i bollini, sai, i bollini che andavi una volta a settimana a prendere le poche cose che c'era. Non c'era sale, non c'era pane, non c'era condimento, non c'era riso, non c'era nulla. Patate lesse quando c'erano con la marmellata, oppure si mangiava la sera, erano le uova quelle che costavano niente, poche niente, con le,
si faceva la frittata, ma mangiava la frittata tutte le sere. Erano già incominciati i bombardamenti, c'era la restrizione dei generi alimentari, non si trovava più niente, né pezzi per riparare le scarpe, né la stoffa per i vestiti, tutto veniva meno. Era tutto razionato, dal pane, l'olio, tutto. Tutta la gente, allora aveva i geloni, avevano, perché era una carenza, la carenza vitaminica non aveva, e proteica, non avevano niente. Si mangiava 2 etti di pane, nero. Alle Reggiane avevamo fame, 12 ore al giorno. Si mangiava patate e zucca. Eravamo stanchi della guerra, perché non c'era nulla. C'era la fame nera, nera, nera. Il 25 luglio mi trovavo lì nel reparto delle costruzioni dei serbatoi per gli apparecchi. Al mattino siamo andati dentro perché io non avevo la radio, non sentivo niente. Abbiamo avuto le prime notizie dell'arresto di Benito Mussolini. Al mattino, quando ho fatto viale Ramazzini, molti non sapevano, perché non avevano tutti la radio, che era caduto il fascismo. Bene, il marciapiede era fitto così, di stemma del fascismo. Tutti si spogliavano alla Svezia perché era un qualche cosa per lasciar passare, ha capito? E c'era da pestare, sembrava un ghiaietto. Quando siamo entrati dentro c'era questa atmosfera strana, gli operai si guardavano l'uno con l'altro, come per dire cosa facciamo, come è, insomma. E allora c'era questo nervosismo, però la guardia del reparto se ne accorse e allora corse per chiudere il portone, per non far uscire nessuno. Ma appena voltato le spalle, come un'esplosione, tutti gli operai hanno piantato lì la macchina e sono usciti. Il portone era semichiuso, si è aperto tutti in un colpo sotto la valanga degli uomini e poi qui bisogna cominciare a avvisare quelli degli altri reparti. Men che non si dica, in poco tempo tutta la fabbrica era... c'era un fermento, un'ansia, il desiderio di avere qualche cosa, per cambiare qualche cosa. È venuto il direttore che ha appoggiato proprio la scala di legno dell'elettricista contro il muro del mio reparto e poi ha dato su alcuni pioli e poi ha chiesto il silenzio e poi con un gesto plateale si è tolto la parola, cioè quel distintivo del fascio. E lo buttò per terra. La gente applaudì, però quando lui in tono paternalistico cominciò a dire che la guerra continuava, che bisognava ancora lavorare, però gli operai non erano mica d'accordo. Tutti i tecnici operai uscirono per manifestare il malcontento della situazione e ci siamo portati sulla piazza. Era una cosa... quasi impensabile di vedere una colonna di 4-5 mila persone tutti assieme. Dentro un gruppo di 20-30 operai andammo in tutti i reparti a distruggere i ritratti di Mussolini, spaccarli tutti. Siamo usciti tutti dalla fabbrica. Quindi è una valanga, 6-7 mila operai, e quindi quando le Reggiane venivano in città si paralizzava la città. Erano manifestazioni antifasciste, sia di giubilo sia che qualcuno anche magari incontrato qualche fascista che conosceva e magari anche suonate, così suonate senza
mandarlo all'ospedale, perché io non ho visto delle proprio violenze, ecco, le violenze vere e proprie non le ho viste. Gli operai, gli antifascisti eccetera, quando trovavano un caporeparto che aveva fatto la carogna o meno, prendevano giù un ritratto di Mussolini, che c'erano tutti i ritratti di Mussolini, glielo mettevano in testa e poi con un pugno andava giù incolonnato, andava giù. Nel reparto dove ero io, reparto poi motori, che erano poi fresatori, tornitori, sa, fanno tutto per arrivare a montare poi, c'era una tavola lunga 7-8 metri con scritto patto Roma Berlino Tokyo, l'asse, l'hanno segata in due pezzi. Al mattino ci siamo trovati due catene con due tronconi. C'era una regia che diceva allora andiamo, e quindi portavano un gruppo numeroso di operai a liberare, e quindi c'erano degli obiettivi che qualcuno ha indubbiamente esercitato, perché sennò la clandestinità, cioè il movimento clandestino c'era organizzato, e quindi probabilmente in quell'occasione ha anche diretto. Entusiasmo, il calore della giornata, calore che noi non avevamo mai fatto. Perché erano 20 anni che noi non manifestavamo mica, andavamo a sabato fascista. Questo ritrovamento assieme a migliaia di persone era una giornata straordinaria di comunità, di bene fra la gente, fra noi ancora. Sento l'odore di quella giornata, sento l'odore ancora. Perché io mi posso dimenticare ieri cosa ho fatto, ma quelle giornate non mi dimentico mica. Nonostante la caduta del fascismo, noi serpeggiava dentro noi, lavoratori, classe operaia, operai delle reggiane, diciamo, beh, insomma, è caduto il fascismo, dobbiamo finire anche con la guerra, perché la monarchia continua a dire continuiamo con la guerra continua. E allora si è insomma, mobilitate le coscienze, abbiamo detto, beh, cominciamo anche a manifestare che vogliamo la pace, ormai è caduto il fascismo, è caduto anche una delle cause per cui siamo andati in guerra, no? La fine della guerra, la fine della fame, la fine della pace. Noi volevamo uscire, volevamo andare in piazza a manifestare per la pace. Noi volevamo la pace, volevamo la fine della guerra. Volevamo solo quello lì. Eh no. Volevamo venire in piazza e così ci tirava dietro anche tutta l'altra popolazione. Era Reggio che si manifestava, non dentro la fabbrica. Era venuto il momento di andare fuori, parlare con la gente, le donne che erano quelle, le donne straordinarie di Reggio Emilia, dei Emiliane, che sopportavano tutto. Non c'era proprio niente per quanto riguardava simboli o meno. Avevamo le tute, quanto mai scritto Reggiani qui. 5.000 operai in una fabbrica che volevano la pace, no? Innalzando le bandiere della monarchia, i ritratti di Badoglio, i ritratti di Vittorio Emanuele III, nessuno pensava che si sparassero contro. Che poi non c'è stata violenza, non c'era niente, eravamo della gente che era anche poi semi spaventata ancora, perché poi 20 anni di fascismo non è che si tirano quelle paure lì, si possono tirare via dalla mattina alla sera. Pian pianino, come abbiamo visto la prima volta, siamo usciti, non è successo niente, la seconda altrettanto, e la terza ci siamo decisi, e la terza ci hanno assassinato. Sono bloccato lì perché si vede che comandavano ancora loro, veramente. E si pensava che i bersaglieri fossero degli amici, degli operai. Per me erano mandati dai fascisti, erano fascisti, non bersaglieri, erano fascisti, per me. Questi episodi di questi ufficiali, purtroppo ce ne sono stati altri che i soldati magari non avrebbero sparato, poi sono stati costretti
dall'ufficiale. Quelli che fanno la storia la fanno a casa loro, si vede, perché a ignorare questo, ricordiamoci che mentre qua abbiamo avuto 9 morti, a Bari sono stati molti di più, e mentre qua c'era la classe operaia, là c'erano gli intellettuali, perché era l'università, anche quelli ignorati come questi. Io ero in strada, tanto per essere per in strada, è capitato una donna in bicicletta che cercava la famiglia Ferretti. Io ho detto, ma io sono suo figlio, dice, allora portami subito da tua madre. Allora ho chiamato mia madre è venuta giù, dal secondo piano dove abito, ha parlato e mia madre ha cominciato a piangere. E poi, niente, siamo andati, io e mia madre, siamo andati all'ospedale. L'ospedale ci ha detto, no, sono nella camera mortuaria. E siamo andati là, erano stesi sul, cioè mio fratello e degli altri, erano stesi su una panca di legno, su un cos di legno lì, con un buco qui, fuori dall'altra parte. Mi hanno detto, è successo un gran disastro alle officine. Allora io ho detto, beh, che c'erano anche 8 morti, e io ho detto, beh, io ho una zia però, una donna, spero che non sia successo niente. È venuta una che abitava vicino a me a prendermi dal lavoro e mi ha detto, guarda che tua zia è morta stamattina in officina. Non venne anche pubblicato sui giornali? Questo è stato il grave fatto anche dei fascisti, che non hanno voluto che venisse pubblicato sui quotidiani, in modo che la gente lo arrivasse a sapere però per via traverso, per via di altre cose, ma non tramite i giornali. L'eccidio si propagò a voce, no? A voce, piano piano si propagò dalla città alla provincia, ma non Modena, Reggio, Modena, Bologna, no, nulla. E dopo... guardavo continuamente i giornali locali, che era, c'era il giornale locale del 25 luglio, per vedere se trovavo una notizia, una... no, nulla, nulla, nulla. Finalmente dopo 15 giorni, 20 giorni, più o meno, nei nati morti, che ogni giorno si pubblicava, ho trovato i nominativi dei morti delle Reggiane. Morti 15, scusate, nati 2. Lì non hanno concesso di fare i funerali. I funerali, per modo di dire, poi, perché li hanno portati via così come i cani e basta. Non si è potuto farlo. Sono venuti fino alla chiesa con un camion dei militari. E noi eravamo in chiesa a aspettarla. E non lo so perché. Ma che lutto cittadino, ma cosa vuole dire? Lutto cittadino, non ha neanche messo sul giornale. Ha battuto tutto a tacere, hanno chiuso tutto e buonanotte, è finito. Nessuno, no, neanche noi. Noi se l'abbiamo aspettata alla chiesa. Fu un trauma non comune per noi. Tant'è vero che lei troverà molti operai delle Reggiane che hanno fatto la resistenza, anziani e giovani. Per vendicare i compagni. Nel 1943 ricordo, linfa di girasole e acque pure avevo nelle vene,
profumo verde, respiro di vita. Lento scorreva il tempo e i meriggi infuocati si brindava di aria, di luce e polvere di strada. Firmamenti di stelle sui muri d'inverno, gelidi come clown travestiti da uomini con aquile di latta. Ti ricordo 1943, sudore di fatica e di paure, e odio implacabile, antico come il tempo degli uomini, tempo di fame senza fondo, fame d'uccello d'inverno, io ti ricordo. Beh, è stata una memoria abbastanza difficile, non facile. Io non ho memoria di niente di quello che è successo dopo. Sinceramente non è che nel mio passato abbia ripreso questo episodio, ecco, proprio la verità. Io credo che non abbia avuto quell'impulso, quella giusta, diciamo così, risultanza di commemorazione questo fatto del 28 luglio. È stata una cosa quasi non dimenticata, ma passata in secondo ordine. Non sono state trascurate, ma le avevamo perse nel corso di questi anni un po'. Non ci tenevo a criticare allora, ma a distanza di tanto tempo sì, è mancato qualcosa, insomma, è mancato. Sono stati ricordati poco, pochissimo, per dire quasi niente, insomma. Io come nipote ritengo che sia giusto a rimuovere questa cosa, che venga fuori. Per noi è sempre stata ricordata, ma per gli altri? Per gli altri no. Non è mai venuto nessuno a dire. Fanno una volta all'anno, lo ricordano una volta all'anno, insomma, il 28 luglio. Non ho mai visto uno portarci un fiore. Mai. Nella festa della donna, l'8 marzo, mai. Non è mai venuto in questi anni, mai nessuno a portarci un fiore. No, non mi ricordo. So che c'era, io c'ero quando l'hanno scoperta, la prima volta, c'ero. Però non mi ricordo, è stata una cosa tra operai, però c'era coinvolto anche la direzione. Quando l'hanno inaugurata. Lo spirito della Resistenza era uno spirito che si rilevò anche nell'occupazione della fabbrica. Era un momento che si riviveva la lotta interna e la lotta di prima, era però lo stesso spirito, la stessa condizione che animava i lavoratori delle Reggiane. E lì venne Giuseppe Di Vittorio, nell'ottavo anniversario dell'eccidio delle Reggiane, del 51, venne lì all'Enel, lì, e c'era tanta gente, è stato una cosa enorme, si ricordava sempre. Questi momenti, in quasi tutte le occasioni di scontro, di lotta, il 28 veniva sempre fuori. C'era un'aria tutta diversa, c'era stata questa lotta enorme. In quel momento lì era che non doveva apparire che era successo quelle cose lì. Io che ero poi anche nella segreteria della Camera del Lavoro di Reggio come responsabile della stampa e propaganda, non mancavo un anno, perché per diversi anni la direzione non voleva assolutamente che si ricordasse, ma anche la stampa in generale di Reggio non voleva. Facevamo il manifesto, facevamo i comunicati stampa, non tutti li pubblicavano, e noi portavamo due corone di fiori
due corone, una corona di alloro con scritto gloria ai caduti e un'altra corona con dei fiori rossi. Però dovemmo accorgersi che ci dicevano qualche operaio, badate che l'avete portato, ma nessuno li ha visti perché la direzione li ha fatti prendere via subito. Forse perché il 7 luglio era proprio una data storico-politica, mentre questa forse la valutavano come una disgrazia, o non saprei. Un po' questi fatti più grossi, come anche quelli dell'uccidio dei fratelli Manfredi a Sessom, eccetera, hanno, secondo me, mia opinione, avevano messo in ombra questo uccidio degli operai della Reggiana, che invece indubbiamente è stato uno dei primi episodi che invece hanno segnato la storia delle Reggiane col sangue. Maresciallo Badoglio dichiara: la guerra continua, l'Italia duramente colpita nelle sue province invase, nelle sue città distrutte, mantiene fede alla parola data. Tramite la Camera di Lavoro dicono: ragazzi, quelli stati reggiani sono convocati il tal pomeriggio, allora via, a Reggio. Non è il momento di abbandonarsi a dimostrazioni che non saranno tollerate. Ricordavamo l'episodio, allora ecco, ci siamo andati volentieri anche per quello, perché appunto documentavano una cosa che era capitata. L'abbiamo fatta in portineria vecchia alle reggiane. Non so perché non la fecero là dove fu capitato. Pace! Pace! Fermi, ho detto! Fermi! Pace! 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 Passo sparo! Fermi! Soldati, non sparate sugli operai! Prima fila in ginocchio, pronti a far fuoco! La verità sulla sparatoria è stata falsata. Falsata. Tutte le cose non vere, insomma. Non vere. Passato 43 fino all'83, 40 anni. Ero convinto di essere responsabile io della sparatoria, perché andai a parlare con il tenente, nonostante che lui dicesse spariamo. Quindi mi rimase dentro. Avevo il riflesso di colpa, da solo, mi sono trovato solo. Subito dopo io scrissi il racconto, subito dopo, ma non potevo pubblicarlo, l'ho scritto di getto, un mese scrisse tutto il libro, prima non lo dicevo mica, e buttai fuori il senso di colpa. Scrive come scrive un operaio, non è un intellettuale, ma scrive le cose vere, quando dice per esempio che strappavano le tendine sporche per curare i feriti. Le tendine non erano pulite. Uno storico, ancora scritto sulla storia italiana. Uno storico, parlo di storico, non è stato fatto. Ma non sto scritto verso Curti, verso gli altri. Abbiamo commesso degli errori. C'era il materiale da fare, non è venuto nessuno. Sfogliando il mio catalogo, ho preso come tematica tanti fatti ricorrenti, ho detto ma guarda che proprio il principale non l'ho mica, perché forse non lo so, forse non volevo più ricordarmi quell'angoscia che avevo dentro, forse una cosa inconscia, non lo so, però pian piano dopo mi sono sgelato e allora ho pensato di fare questo quadro.
ma non me l'ha mica suggerito nessuno. L'ho fatto di spontanea volontà come ho fatto tutti quegli altri. E non si può mica lavorare su ordinazione, non viene mica fuori niente. Nel quadro che ho raffigurato col bersagliere, la morte vestita da bersagliere, qua sopra c'è le spalline con l'asso di bastone. Vuol dire che il fascio c'era ancora, c'era tutto dentro, c'era tutto. Perché poi monarchia e fascismo era la stessa cosa, era uno aveva creato l'altro. La matematica è rimasta dentro e allora ho cercato di descriverla attraverso la pittura, per lasciare qualche cosa, ecco, un ricordo. Ho visto un libro alto così e grande, lucido. I civili nella guerra non risultano. Ci sono martiri di diverse categorie, si vede. Perché quando sono del tuo colore li onori di più degli altri. Potevano essere di qualsiasi colore, non c'era colore alla caduta del fascismo. Non c'era colore ormai. I colori li abbiamo distinti dopo, là c'era solo la camicia nera allora e c'era voglia di disfarsi di quella camicia nera. È stato così trascurato, ecco, e mi sono dato da fare per quella ragione lì. Dicevo, una lapide per piccola che sia, 9 querce, sarà sempre meglio di niente. Ho fatto quello che ho potuto con le mie modeste possibilità. Da qualche anno aumentano anziché diminuire quelli che vengono alla cerimonia, aumentano invece di diminuire, che ci sono delle morti per motivi fisici, dovrebbero diminuire, eppure no, ha ripreso vita in questi ultimi anni. La gente intuisce, avete visto, noi vediamo anche da Scandiano quando ci sono quelle grosse manifestazioni, partono pullman di giovani, eccetera, ma non vanno vanno perché sono convinti che bisogna muoversi davvero. E le grosse manifestazioni appunto di Firenze e di Roma, eccetera, sono un segno che la gente, la guerra insomma, è assurda, la guerra è assurda. Non si possa mica nascondere queste cose, queste sono cose che devono sapere tutti, perché non possono mica più accadere, perché prendono coscienza di quello che è stato un assassinio. Non si può mica ammazzare la gente in quella maniera lì, della gente morta di fame, sfruttata, vestita di stracci. Come si fa? Che cos'è la vita umana senza la memoria? Uno nasce, muore, poi non sa da dove è venuto, da dove vado, non sa niente. Io penso che quando uno sa, cioè come si viveva tanto tempo fa, e uno, a parte il tempo, che ha vissuto di più, perché ha conosciuto più, ha conosciuto delle vite che non... E questa è la memoria. Allora se nascondiamo queste cose... Ascoltiamo queste cose, specialmente quei fatti tragici lì. Non c'è più niente. Uno mangia, dorme, muore, vive, è già finita lì e non butta l'occhio di dietro neanche un metro. Che cos'è l'individuo senza memoria? Non è niente.
mamma. La mamma? Sì.